Amici appassionati, benvenuti e ben ritrovati a FM News, edizione speciale da Imola per il racconto della giornata sportiva del Team Italia. Danilo Petrucci ha da poco concluso le prove libere. La mattina del sabato per Danilo Petrucci è nel segno della continuità. Il Ternano, prima dell'inizio dell'ultima sessione di prove libere, evento inaugurale del programma di giornata, è in fiducia dopo la preziosa pole provvisoria di ieri, salutata con entusiasmo anche dal responsabile del progetto Team Italia, Cristiano Migliorati. Stiamo sfruttando il fattore campo, ovviamente siamo in Italia, quindi i ragazzi sono ancora più motivati e incentivati da questo. E il venerdì è stato un venerdì positivo con la pole provvisoria di Danilo e la prima fila di Ricky Russo. Adesso c'è un sabato importante, infuocato, dove si decideranno le due griglie di partenza, ma credo che i ragazzi siano carichi al punto giusto per poter almeno confermare il risultato di venerdì. Abbiamo Danilo Petrucci che sta per entrare in pista per le prove libere di questa mattina, dopo la splendida pole di ieri. Come ti sei svegliato e quali sono le tue sensazioni? Beh, buone, come solito. Abbiamo un po' di cose da provare, soprattutto la forcella. E perciò saranno prove interessanti e utili a capire se possiamo migliorare oggi pomeriggio, che sicuramente farà molto caldo e sicuramente i tre che ho dietro vorranno rubarmi la pole e invece voglio stare io in pole. Variante alta, dove invece resti piegato un po', tanto il controllo staccata, la seconda devi metterla bene, sennò altrimenti ti resta in folla. Danilo Petrucci, un buon test, un buon secondo tempo dietro a Giuliano, siete molto vicini tu, Giuliano e Barrier, sarà probabilmente una lotta a tre per la pole oggi pomeriggio. Sì, oggi bisognerà fare un gran bel giro perché siamo tutti lì nel giro di un decimo, perciò per fare la differenza dovrò dare il 110% e sarà veramente dura, però siamo fiduciosi, già partiamo comunque che abbiamo la pole provvisoria, proviamo a portare a casa la pole oggi pomeriggio, la moto è migliorata però non so col caldo come si comporterà, perciò vediamo oggi pomeriggio. Prossimo appuntamento subito dopo le qualifiche ufficiali della Superstock 600 con Riccardo Russo.